l'ariete e che Changa per... Poi il blu è tornato, però parla con questo bel titolo rosso. Quindi si inizia molto bene. No, si comincia già meglio, ma... Questo qui era un freccia rossa che passava da qualche parte. Questa regia azzardata proprio. Bella azzardata, poi visto c'è uno zoom lì, si sente. Che bella, la pianura padana, suppongo. Una visione di lì, anche proprio non l'hai visto. C'è anche un fotografo che si chiama Del Santo, per puro caso. No, guarda. Ripetiamo le scene, hai visto? Questo c'era poco fa. Poi sono entrato in galleria. Ok. Ci alleniamo oggi? Dai, venite nel mio palazzo ad allenarvi. Qui c'è la palestra gratis. Va bene. Ok. Ah, già, a Milano hanno le palestre nei palazzi. Ah, sì? Che ne sappiamo noi a Firenze. Poverino. Che fortuna che ho ad avere una zia così. Ah, adesso scopriamo che è sua zia. Ma chi? Non si sa chi, ma... Ciao, Doris. Hello? Faccio preparare la casa di Londra. Sì, grazie. Mi fermo 3 giorni. Dirò alla servitù di mettere tutto in ordine. Buon viaggio, signora. Grazie, ciao. Prepara la casa a Londra, la fa preparare alla servitù. La vedi spesso? Non tanto, non sono costante. Io dovrei iniziare a fare seriamente, devo mettere massa muscolare, vedi? Massa muscolare? Non ti saprei dire, non guardo gli uomini. Ora che ce l'ha detto, no. Tu pensavamo il contrario. Mi piacciono le donne ricche, non sono nato per lavorare. L'ha voluto inserire l'attore, quella frase, sì, in caso che qualcuno possa... Sei intraprendente. Guarda le donne ricche. Ah, Gianni, te lo sai, ho conosciuto Anthony, il nipote di Lona. Lei è giovane, ricchissima, bella. Lei è il mio prossimo obiettivo. Se ti fai Anthony, arrivi a loro. Vabbè, senti, io adesso ho finito. Ha detto che interessa alle donne ricche, alla fine, pur di arrivare a questo scopo puoi fare tu. Questa vita è proprio una rottura. E questa sai che c'è? È una che si è rotta della vita. Ti consiglio. Come noi di questa serie. Il silenzio è la medicina. Prendila ora. Oh. Ma dai. Il silenzio. Torna a casa. No, non torno a casa. Sono libero di stare fuori quando mi pare. Questo è il dramma dell'attore che ha chiamato la mamma. Basta. Sì, mia madre, tu hai fatto la tua vita. La madre da me. Te lo dico io. Scordatelo. Io non ti devo niente. Tutta la madre veramente che chiama l'attore lo rivolge a casa. Oh, l'ennesimo spogliarello. Ma questa qui è la... Come si chiama? La servetta della protagonista. No, è una nuova. Ma la protagonista è tutto questo. Non c'è, ma The Lady è... The Lady è bianca. Ma l'hanno pagato. È come The Lady in Black. Sì. The Black, come si chiama? The Black Lady. No, forse era... No. The Lady in Black. The Lady. Ciao, Keila. Ciao. Ciao, Salvo. Come va? Chi è? Tutto bene, tu? E lui? Come dovrebbe andare, se non al massimo? Programmi? Se non al voglio mettermi con una donna che può storghiere la mia vita. Mettiti con Lona. Ma come mai è così ricca? Beh, te lo racconto. Lei viene da una famiglia che era veramente povera. E poi la carriera l'ha fatta sposandosi. E cosa ha ereditato? Un'agenzia di pubblicità che ha sede in tutto il mondo. E una marea di altra roba. Wow, che sballo. Ha sede in tutto il mondo. Per me. Dai, andiamo. Letteralmente. Sei surreale. È surreale questa serie, da poco ma sicuro. È davvero una storia surreale. Però non ha detto la storia del marito americano. Ragazzi, vi raggiungo fra un attimo. No, però la possiamo supporre. Cioè... Tesoro, arrivi? Questa è un'altra madre. Non ti posso accompagnare all'ospedale. Sono in una riunione di lavoro. Stai mentendo. Non dico bugie, lo sai quanto è importante il lavoro. Vabbè. Ok, ti raggiungo dopo. Ciao. È la madre che va in ospedale, ma lui è impegnato con questa cosa e la lascia. Pronto? Ciao. Ciao. Come sono peli o tatuaggi? Tutto bene. No. Sei un bambozzo. Divertente quello che mi stai dicendo. Guarda che capelli. Dai, sto scorpisciando la vita. Labbroni e capelli anni 50. Certo. Ok. Un fascino proprio irresistibile. Ah, qual era il punto di questa scena?
Ma qual è il punto di tutte le scene? Non c'è manco la protagonista, che fine ha fatto? Speriamo. Oh, chi è? Speriamo cosa? Che vada in porto. Ma chi? Cos'è, un indovinello? Che mi prendono. Ma ti prendono per cosa? Ho fatto un colloquio di lavoro. Una signora ricchissima che chiamano The Lady cerca una segretaria particolare di bella presenza. Si vedrà molto per lui. Che la in alcuni eventi o che la preceda quando è in ritardo. Lei avrà la presenza più bella di tutte quelle. Almeno così ho capito. Un sogno. Ah, bello. E dove? A Milano? No, dovrei viaggiare. Londra, Parigi, ma guarda... New York. E io che sono il tuo fidanzato, mi abbandono. Ha dovuto dire io che sono il tuo fidanzato perché sennò noi non avremmo capito. Sono il tuo fragolino. Tua una bellissima potrei cacare dalla felicità. Guarda questa persona volgare. Questo qui è quello che vuole le donne anziane. No, aspetta, ma è lui. Bello, posso stare in tutte le sue case. Guarda, ho perso proprio il filo dei personaggi. Perché? Cerco lavoro. A Napoli non c'è futuro. Quasi è l'Italia. Come attore per te, no. Sicuramente no. E perché? Perché lei è bollente, se la tocchi di scotti. Ah, ok. Ma parla di sua zia. Vado io. Ciao. Ciao. Okay. Ciao. Ah, sorpresa. Che bello qui, mi si farei seppellire. Sarà il tuo mausoleo. Se proprio ci tieni, guarda. Sei con me. Ricordo solo le cose belle. Il tuo sorriso. Mamma mia. Questa, la protagonista è veramente la cosa più micidiale di tutta la serie. Ehi, Luke. Preparati, sto tornando. Una piccola clip per i feticisti. Ho voglia di vederti. Avere i soldi fa la differenza. Ma chi se ne frega dei soldi? Tanto moriamo tutti lo stesso. È l'importante è l'amore. Ali, sei nera come il petrolio. Vorrei attuare il mio sogno. Con l'offesa razziale. Il mio nuovo show. E questo prendere la mia zia se te lo produce. Tanto lei butta i soldi dalla finestra. Ma chi dice? Ah, ma la pubblicità fa la zia. Per ballare. Ehi. Gli manda delle sanguisughe. No, adesso deve ballare. Quel cameriere. Povero Chang. Aspetta, Chang. No, guarda le scappacce, c'è l'abito tipo finto per me e poi dei jeans. Ma l'hanno girato all'IKEA questo episodio. Sì, all'IKEA. Ora si sbaglia e rompe il televisore. Poi devi ripagarlo all'IKEA, sai che dà. Che palle. Che trepidazione, bro. Ma lui che ne capisce? Perché sta assistendo a tutto ciò? Vai, sei super! Dopo questi primi piani, guarda. C'è un po' di tensione omoerotica. Sembra anche a me, tra quello lì e... Una persona è come dire essere nessuno. Cosa? E piantala di essere così divertente. Con te si ride troppo. Come noi con questa serie, scompisciarsi quando sono in là. Sono qui adesso, è fantastico. Che botto. Speriamo che questo affare vada in porto. Devi pensare sempre al tuo interesse. Ma che sei messo adesso? Nella palude dell'amore. Vabbè, Tony. Nella palude ci sentiamo dopo. Qual è? Che quadro che c'è? Oh, che quadro? È una stampa di quella volgare che si è vista prima. Ma chi è? Chi sono? Dove sono soprattutto? È bello il mondo dei ricchi. Io sono ricco, vuoi amarmi? Tesoro, ma non è abbastanza. Mamma mia, che sei ricchi, ci veramente guarda, eri insopportabile. Mi fai molto soffrire. Mi fai soffrire tre volte. Se mi ami mi devi amare per quello che sono. Mi aspetti. C'è un'arrampicatrice. E lì la vai. Lui poi è bello Wilson, ma anche lei, È blu come la... Guarda, lei sembra una prostituta moldava, cioè veramente... Non la vedi? Tu hai di questa esperienza, vero? No, veramente, sai... Non puoi farmi le ali. Che palle l'amore. Che palle sta serie. Che palle l'amore. Mi ha schierato. Cosa ha detto? No, mi sta prendendo battute. Non parla mai, è sempre muta.
E sarà il suo ex marito morto? Ma chi? A volte mi chiede se l'abbia mai amato. Ma la potrebbe essere. Ah, è lei, difficile amare un uomo così ricco e sfondato. Sembra che non parli, è lei. Ma quando c'è lei parla come un oca giuliva, cioè nel senso chi la ferma. Ma dicono che lei stava con lui solo per soldi. Ci sarei stata anch'io, Ma come? Se ti piacciono i palestrati. Vabbè, se trovo quello giusto vorrei fare anch'io la signora. Sai, per i soldi cambio tendenza. Com'è quello giusto? È ricco. E palestrato magari. No, ma palestrato quando? Scheletri, bisogna dormirci insieme. Tanto l'amante potrà facilmente essere palestrato. Oh. E Francesca, tutto bene? Sì, tutto bene. Questo zoom, ah. Che porcheria questa regia. Ma dove sono? Okay. Chi sono queste sono? Ciao. Vabbè. Ammazza quanto sei alta. Una giraffa. Non sono io che sono alta. Sei tu che sei troppo basso. Questo era un dietro le quinte. Era la bocca della verità. Non vedevo l'ora di vederti. Come sei bella. Per te. Per te. Ma è un uomo. Ma che è? Sono questo. È venuto a terminare. Sangue. Cosa? Amore corporeo a prima vista. Amore corporeo. Da esporre al museo del Louvre. Tu al Louvre io mi esporrei al museo delle cene. Sei un trofeo. Togliti la maglietta, così ti giudico. Così ti giudico. C'è subito il provino. Ce l'hanno proprio nel cervello sto provino. Ok, per questa sera mi sta bene. Poi domani. Domani ti crescono i peli. Non conosco le donne come te. Ogni volta che vorrò sarai mia. Io sono capricciosa. Hai puntato troppo in alto. La sfida è aperta. non vogliamo in un'imitazione. No, lui è un futuro. Secondo me lui ha seriamente un futuro. Sì, sì. Ti voglio, sei mia. No, secondo me lui ha un futuro. No, dategli veramente un film vero, e lo voglio vedere in altro. Vediamo con un mitragliatore fa. Chi è questo? No, sai, ma si interrompono così queste clip.